Ciao, nuovo video mukbang, gnocchi con funghi porcini. Che sono funghi, sono? Al sugo. Abbiamo fatto al sugo non con la panna, perché la panna non è che mi piace tanto. Mettiamoci una spolverata di formaggio. E lui diceva la panna non mi piace. No, beh, di solito quando fanno i gnocchi con la panna e funghi. Dipende, io no. Dipende. Ma noi la panna non ci piace tanto. Belli formaggiosi. Buon appetito, il boss sta mangiando con me. Mia madre ha già mangiato, perché mia madre. Assaggio il romaggio, gli dice il romaggio. È un po' assaggio, assaggio. Ascolta. Succhia, mi viene buonato pure il formaggio. Com'erano, mamma? Malissimi. Buonissimi? Assaggiamo. Buoni. Che funghi sono, hai detto? Fungo porcine e basta. E basta. Gnocchi con i funghi porcini. Però con il sugo, una fame, buonissimo. E niente, oggi speriamo che ci sentite sottofondo la lavatrice, perché stiamo facendo un lavaggio, quindi oggi vediamo se riesco a far piangere il boss, perché voglio ricordare che questa settimana ci ha lasciato Diego Armando Maradona. Allora, io l'altro giorno sono tornato a casa, c'era mio padre che guardava la televisione con le lacrime agli occhi e mi fa: lo sai chi è morto? Io già preoccupato, dico, oddio, chi è morto? Qualche parente? È morto Maradona. Prima ero baffo. E poi dopo, vabbè, mi dispiace perché io so mio padre quanto è fan per di Maradona. Per noi è sacro. Che poi che c'hai il libro, la videocassetta? Aspetta, mo ve le trovo, testimoniare che il boss è il fan numero uno, ecco qui. Questo, una vita presa a calci, e poi questa videocassetta che secondo me è stata più vista di un qualsiasi altro film porno. Sarà E quindi niente, si è commosso. Che poi lui ha giocato anche la data. Che si è giocato 10,60, che è la maglia degli anni, e ha vinto altri 70 euro. Boss, culo. Insomma, vuoi ricordare Maradona? Me lo ricordo, perché per noi Maradona non è morto. Per loro Maradona non è morto, sta giocando in paradiso con gli altri che ci hanno lasciato prima. Ci osservo da su, quello che poi è Napoli. Il boss si domanda, puoi andare, sei congelato. Comunque i gnocchi spaziali, buonissimi qua. Basti che ti piace. Veramente buoni. Te sono piaciuti? Sì. Sono meglio così che con la panna, no? Con la panna sono pesanti. Invece con il sugo. Il caffè! Senta a cantare. Allora, ma non t'azzitti, netto che te ne andare. Ma mi deve rovinare il video. Non t'azzitta più. E tu, mamma, che ricordo c'hai di Maradona? Era un bell'uomo? E me lo ricordo qua. Sì, ma era un bell'uomo? Era basso però, eh. Fisicamente mi sa che era un po' come papà, tozzo, basso e tozzo. Provare la matta. Infatti. Pertamosi. Ma però. Visto Maradona comunque alla sua età, ha ancora tutti i capelli. Il boss. Infatti ha preso i geni del suo animale. Animaggio tuo. E a chi assomiglio più? A te o a papà? Io a chi assomiglio di più, a te o a papà? A me. Ti somiglio? Quindi sono bello o brutto? Non bello. Ma adesso sta aspettando qualcuno che gli va a fare il caffè. Quindi un messaggio a guardare di te muovi a mangiare che mi fa il caffè. Vuoi il caffè? Comunque faccio io. Fammi gustare sti gnocchi. Sì, ci rimaniamo. Grazie. Buoni.
Però da tanto che non mangiavo i gnocchi. È vero, da un po' che non facevamo. È vero? Era da un po' che non li facevamo. Sai come li dobbiamo fare? Come li abbiamo mangiati a Napoli? Con le melanzane e le cozze. Ti ricordi? Dovremmo provare a farli così. C'erano buoni, veramente buoni. C'è l'aglio, no? C'è l'aglio? Che l'aglio mi piace come per insaporire il piatto, però cioè se ti capita in bocca così mi fa una disgusta. Perché andrebbe tolto. Però il boss si scorda. Quindi ogni tanto mi capita l'aglio in bocca, mi fa i sorci verdi. Che buoni. Proprio gustati. Bravissimo qua. Sono veramente buoni. Niente, io ho finito. Adesso vado a fare il caffè a mia madre, ma che mi prende il telefono e me lo butta dalla finestra. E come si va? Ci vediamo al prossimo video. Devo stare così perché almeno così si vede tutto. Vuoi salutare? Ciao. Ciao. Caffè.